ovviamente di bio, abbiamo cominciato grazie ad una persona che è diventato il nostro cliente in Germania, che è venuto da noi e ci ha chiesto se eravamo disponibili, sapeva già come facevamo un prodotto già di nicchia nel convenzionale, negli affumicati, a fare toccando, che ho cominciato quasi 30 anni fa, e con un'idea come si dice, di fare concorrenza a Salmone quando insomma, non era il caso di farlo. E tanti, diciamo è stata dura, ci siamo voluti diversi anni, ecco, per dare valore a questa idea un po' pazza, insomma. Tanti ci hanno spiegato il fallimento del giro di 2-3 anni, insomma, per fortuna dopo i 3 anni siamo abbastanza testati. Qualche anno collaboriamo con la Eco e con il principio della soddisfazione, credo. E abbiamo vissuto questa evoluzione, diciamo, dei consumatori, no? Dei duri e puri, che diceva prima Michele, e siamo passati ai consumatori che si sono avvicinati al biologico per causa, diciamo, degli vari scandali alimentari, quindi per necessità di una sicurezza alimentare, una sicurezza della professione professionale, eccetera. C'è ancora, devo dire, qui torniamo al discorso di informazione, una parte di consumatori che dice sì, ma il biologico non esiste, il biologico non può esistere perché la natura è inquinata, perché le funzioni sono inquinate, le mare sono inquinate, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono dei non consumatori, però che potenzialmente potrebbero diventare consumatori se opportunamente informati. Se siamo bravi ci diamo anche la medaglia, ma rischiamo che questa medaglia diventi una medaglia della memoria. Quindi attenti alla concorrenza, si parlava prima di prodotto estero che è arrivato adesso, adesso parla più di bagasse, ma sì, c'è una convenzionale davanti. Io ho visitato in Danimarca ormai dei momenti biologici, ho avuto l'impressione, adesso non voglio esagerare, l'impressione che le norme, che ci fosse un po' di confusione nell'applicazione delle norme, quando si parla di dettagli, tipo la percentuale di terreno di vasco che deve rimanere naturale o sul circolo dell'acqua, insomma, no, una confusione un po' negativa, e questi sono produttori che poi faranno concorrenza a noi, per cui, ecco, stiamo vedendo queste cose, o meglio, adesso non so se voi avete la possibilità, come i decentratori, come Federbio, come il Ministero, non so, di fare in modo che le regole siano uguali, perlomeno in Europa, non dico in Cina. Questa è un'azienda che alleva specie ittiche marine, spigole dorate. Abbiamo iniziato questa esperienza lo scorso anno con del prodotto convenzionale, portandolo poi in produzione biologica, in conversione. Abbiamo iniziato lo scorso anno con avannotti di circa 6 mesi di età, seminati presso l'impianto in gabbia offshore, perché il nostro impianto è un impianto offshore di mare apertura, e siamo arrivati finalmente ad avere la certificazione. Abbiamo iniziato dallo scorso anno con l'alimentazione biologica, quindi abbiamo completato questo ciclo e abbiamo iniziato finalmente anche con la commercializzazione da questa settimana. Il nostro referente principale per la vendita è la grande distribuzione organizzata. E noi, ripeto, abbiamo cominciato la commercializzazione del prodotto biologico anche con un consorzio, il consorzio CAMI, certificato dall'ICEA sempre, con altre due aziende che hanno una produzione, diciamo, limitata rispetto alla nostra. E, ripeto, abbiamo anche una discreta richiesta, perché stiamo commercializzando attualmente circa una tonnellata a settimana, siamo sui 750-800 kg a settimana, e c'è una buona richiesta, sinceramente è quasi crescente di questo prodotto, e quindi l'intento anche dell'azienda è quella di continuare con la produzione biologica, probabilmente incentivarla. C'è questa richiesta di prodotto trasformato anche, tanti il piccolo consumatore, cioè il consumatore finale ci chiede come faccio ad acquistare questo prodotto. Noi ci stiamo anche attrezzando con la trasformazione, perché crediamo che anche questo sia il futuro e la possibilità di poter commercializzare anche a tutti i livelli questo, il nostro prodotto. Che già facevano un prodotto di buona qualità, in realtà non hanno avuto grande difficoltà a trasformarsi in produttori biologici, perché in pratica già praticavano alcuni dei principi. Se non ci sono altri interventi, io vorrei che il presidente dell'ABA
Warren. Io voglio che si capisca che biologico è parte integrante della natura. Non mi interessa produrre il 10% di prodotto eccezionale e dare alla signora Maria, come dicevi tu, un 90%. Per cui l'impegno di tutti è quello di farti ripresentare una papatura più trasparente, sicura, tranquilla e che offra dei prodotti. Inutile che tutti parliamo che bisogna mangiare più pesce, più pesce, e poi non offriamo il pesce a tutti. Io voglio che anche chi ha 1.000 euro al mese debba avere la possibilità di mangiare il pesce. Se poi chi fortunatamente si avvicina alla qualità ora, però quello che mi spende 1.000 euro deve avere le stesse garanzie di base. Su questo mi uccideranno, ma io su questo non c'è. Una cosa è stata messa in forte a pieno e mi fa piacere che se insieme uniamo le forze dobbiamo arrivare per obiettivi maggiori, che è questa, che il sistema della comunità europea è uno dei sistemi, forse il sistema più duro, più forte, più sicuro per il Hiroshima. Non abbiamo vergogna di dire che nella comunità europea l'Italia forse la più. Noi abbiamo la Francia sul territorio ha 260-270 internati, noi ne abbiamo 2.800. Qualcuno non tirerà le scatole, ma la parte della scatola. Quando è venuto uno della Francia, è venuto a fare un stress, è venuto a controllare quelli che sono i nostri parametri, la situazione della papatura, e noi dico che in America sarebbero come applicati. Da noi ci sono dei controlli allucinanti, incredibili. Che cos'è che non fa? Come quando diceva una volta un ministro che parla dentro, ma il giornalista mi ha detto che ci sono tanti casi in cui vengono qua. Beato allora, vuol dire che i controlli ci sono sempre. Volevo dirvi che questo è solo l'inizio della giornata dell'acquacoltura biologica organizzata qui a Zana, è un buon inizio. E prosegue adesso con un'attività di lancio di una campagna di sensibilizzazione e di informazione sull'acquacoltura biologica promossa dal Ministero in collaborazione con l'ABI e che si articola in questo modo. Nel padiglione 31, nell'area show cooking del Sana, organizzato in collaborazione con ICEA, ci sarà una dimostrazione di preparazione di pesce di acquacoltura biologica con degustazione e pranzo per tutti i partecipanti a questo incontro e subito dopo, diciamo in un continuo, presenteremo i primi materiali di sensibilizzazione e divulgazione dell'acquacoltura biologica rivolta al grande pubblico e in particolar modo ai ragazzi con la presenza del Ministero e con la presenza dell'ABI. Quindi ci trasferiamo di là nel padiglione 31 in fondo al corridoio sulla sinistra perché gli chef dell'Istituto Majorana di Bari San Paolo ci stanno aspettando per farci capire quanto è buono il pesce biologico.